Hai mai avuto paura di cadere? O quante volte non hai fatto un qualcosa, un'attività che ti poteva interessare proprio perché avevi paura di poter fallire o di poterti farti male? Quindi come facciamo noi ora a riuscire a liberarci da questa cosa? Impariamo a cadere. E oggi io ti voglio parlare proprio di come imparare a cadere, soprattutto nell'arrampicata prima, perché è proprio un'attività che ti aiuta tantissimo anche nel quotidiano, nell'affrontare la vita, i problemi, le problematiche, le paure la maggior parte delle volte. Perché? Perché è proprio innaturale, tutto quello è il contrario di quello che ti viene da fare. Per esempio, la caduta normale, quello che noi siamo abituati a fare, è la caduta frontale, quindi noi ci immaginiamo di poter cadere frontalmente, tra virgolette, sbattere la faccia, però già la leggiamo meglio perché noi sappiamo già dove stiamo andando, perché lo possiamo vedere. E comunque anche nelle altre discipline è abbastanza, diciamo, si insegna nel karate, nelle arti marziali e anche in tante altre discipline. Quindi di base è trasformare, diciamo, la forza cinetica verso il basso, trasformarla in rotolamento. Quindi noi cadiamo il frontale e ci rialziamo in questa maniera qua. Quindi noi che facciamo? Non facciamo altro che rotolare, trasformando proprio l'energia, e non andiamo a creare un impatto. Perché per l'arrampicata secondo me è meglio, a parte che mi piace di più, ma perché di fatto nell'arrampicata non si casca verso l'avanti, ma si casca per dietro. Quindi cosa viene a mancare? Viene a mancare la visuale, prima cosa. Seconda cosa, abbiamo due direzioni diverse di caduta, perché mentre la caduta in genere è verso o l'avanti o il dietro, nell'arrampicata c'è prima verso il basso e poi la trasformazione, che può essere avanti, dietro, di fianco, di lato. Diciamo, quella che noi andiamo a risolvere nella didattica è verso il dietro totale, che è, diciamo, quella più complicata, perché noi affrontiamo le cose dalla quella più difficile, rendendola al momento più facile possibile, ed è questo il concetto della didattica. E andiamo vicino alla parete, quindi ora andiamo a frammentare quello che può essere la caduta, e vedete come si fa a imparare a cadere con piccole frammentazioni, che sembra apparentemente lento, diciamo, l'addestramento in realtà è veramente veloce, perché è talmente efficiente, non devi passare per fatica, per traumi, per dolore, è proprio lineare, eccolo, lo vedete. Allora si incomincia mettendo due mani davanti a una parete. Ovviamente, ragazzi, per fare questi test conviene sempre creare, diciamo, un ambiente protetto, in questo caso un materasso sotto, quindi se voi volete provare da casa, se lo vuoi provare ti conviene mettere, che so, il materasso per terra, ok? Quindi ora mettiamo due mani davanti, faccio questo, prima cosa è scorrere con le mani verso il basso, infine a piegare, fino a coricarsi a terra e rimanere, come vedi, nel profilo curvo. Mantenere il profilo curvo vuol dire che tu in questa maniera offri, diciamo, una struttura, anche se non sei una struttura, ma c'hai una condizione che può ruotare. In questa maniera che fai? Chiudi la testa, quindi proteggi anche la testa. Non metti le mani per terra, è quello che si mettono le mani avanti, per non andare su un appoggio con le mani, perché se no c'è lussazione gomito, spalla e polsi. E poi le gambe, perché per evitare, in questo caso anche è la didattica che guarda anche per il volo su corda. Allora il secondo step è simulare la coda dall'alto. Per simulare la coda dall'alto si fa salto e poi collego col primo step. Quindi vado giù, ok. Ovviamente voi state seguendo una didattica con criterio di frammentazione, quindi che faccio? Faccio prima un pezzo e aggiungo un altro pezzo, quindi lo faccio ricapire questo. Allora, quando io salto, poi atterro in piedi, mi fermo dritto e poi devio verso il basso dietro, ok? Lo rifaccio vedere, e l'appoggio non è pari, cioè non si atterra con due piedi. La maggior parte delle volte difficilmente si atterra prima un piede e poi l'altro piede. Questo sia nell'indorno il materasso, ma sia anche sul corpo. Ok, salto, atterro, 1, 2 e poi giù. Okay. Poi ci sta il terzo, la trasformazione in parete. Quindi si prendono due prese, si va in alto, ok? In questo caso che fai? Uno fa, mette tutto il peso su un piede, lascia una gamba che va a creare, si posiziona sul piombo, quindi perpendicolare al suolo, si aprono le mani, hop, hop, e si fa la stessa cosa. Notare che sembra talmente facile che viene da farlo, dice, perché mica è caduto. E infatti è quello il concetto, quello che io dico sempre, come nell'arrampicata si utilizza il termine volare.
perché in realtà tu c'hai una gestione del corpo nel volo, in realtà stai governando il corpo in volo, in discesa, è sempre volo. Andiamo un po' più in alto per simulare, per far capire. Io posso fare pure, hop, 1, 2 e giù. Ok, come vedete poi la correzione può essere più a sinistra o a destra, l'importante è che c'è la trasformazione. Il primo, diciamo, la cosa più evidente per capire se il volo è fatto bene o meno è quanto rumore fai. Se tu fai poco rumore vuol dire che hai fatto bene, e poi ovviamente se non ti fai male va bene ragazzi, per oggi basta. Io voglio vedere a fare questi esercizi, vedrete che vedrai che imparerai subito. E mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube o al gruppo Marco Scatelli. Buonanotte. Allora, per oggi è tutto. Mi raccomando, provateli questi esercizi e vedrete che migliorerete velocissimamente. Non solo nella qualità del gesto, nella tecnica nel trasformare proprio l'energia, ma anche nel fatto che voi sarete più disposti a provare cose più difficili, perché ormai se avete già introdotto nel vostro pensiero il cadere, perché fa parte della disciplina l'errore, e quindi in questa maniera voi siete già pronti a andare oltre, perché la cosa più bella del cadere non è tanto la quasi soddisfazione, ma non per il cadere stesso, ma perché dopo ti rialzi. Ed è questo il grande messaggio che dà la caduta, perché dopo ti rialzi e ricominci da capo, ok? Quindi ti dà un grande potere. Vabbè, detto ciò, ragazzi, per rimanere aggiornati sugli altri nuovi contenuti che metterò, sui video o sui post, cercate, per rimanere aggiornati su... non ridere che già sto così, perché non mi piace proprio questa parte, non mi piace proprio dirlo. Vabbè, però devi farlo, sennò la gente non lo fa. È così. Ricordati di iscriverti al canale, così potrai rimanere aggiornato sui nuovi video e sui nuovi contenuti che pubblicherò. Ricordati di iscriverti al canale Cataclimb. Ricordati di iscriverti al gruppo Cataclimb, in questa maniera potrai rimanere aggiornato su tutte le novità e sui video nuovi e i contenuti che metterò successivamente. Alla prossima! Ciao! Vabbè, così lo